Shabbat Shalom. Il passaggio del Mar Rosso in questa parasha è chiaramente l'evento più grandioso, o la rivelazione, l'azione che rivela la presenza di Dio in maniera più forte all'interno della storia del mondo. C'è un bellissimo Midrash che racconta che il più grande dei profeti, possa essere appunto Isaia, Geremia, Ezechiele, non vide tanta rivelazione, tanta presenza di Dio in tutta la sua profezia, quanto la più modesta, il più modesto degli ebrei vide in quel momento passando le acque del Mar Rosso. Eppure c'è un Midrash che ci racconta contemporaneamente che due ebrei qualunque, Reuven e Shimon, passando il Mar Rosso non si resero conto del miracolo. Erano così occupati a guardare il fango delle loro scarpe, e il bagnato della sabbia nella quale passarono, che non si resero conto del miracolo, che anzi non se ne accorsero quasi. Arrivarono dall'altra parte lamentandosi tutto il tempo che in fondo la sabbia bagnata, il limo del Mar Rosso, non fosse poco differente dalla sabbia bagnata o dal fango nel quale erano immersi in Egitto per costruire i mattoni. E questo è il punto, esattamente questo è il punto. Nella nostra vita accadono eventi che fanno la differenza, ma non in quanto tali, ma in quanto ci possono insegnare la capacità di guardare al mondo in maniera differente. Se noi guardiamo sempre i nostri piedi, se noi guardiamo sempre il fango della nostra quotidianità, non vedremo mai, alzando lo sguardo verso il cielo, la grandezza dell'intervento di Dio nella nostra vita e non capiremo mai che quegli eventi, apparentemente banali e quotidiani, sono di fatto il più grande messaggio di presenza di Dio nella nostra storia, e come singoli e come popolo. Shabbat Shalom.